Ciao a tutti, difficile stare sul palco dopo la Mimma Spinelli, un po' di pressione. Allora vi racconto la mia storia. Ero in vacanza a Riccione nel 2006, in estate, e ero in Viale Ceccarini con delle mie amiche e mi improvvisavo PR per una sera, perché prima vacanza, 17 anni, pochi soldi, bisognava cercare di entrare gratis in discoteca. Allora, vedo due ragazze attraversare la strada, uno era stupendo e l'altro, vabbè, normale, e dico, raga, ci penso io. Vado là e dico a quello bello, vuoi venire a ballare stasera? Quello meno carino mi prende il flyer dalle mani e mi dice, sì, se vieni anche tu. E io faccio, lascia parlare Ridge di Beautiful, e gli ridico a quello bello. Ah, perché aveva criniera folta, moro, mascella pronunciata. Vuoi venire a ballare stasera? E l'altro mi ridice, quello meno carino, smettila, lui è fidanzato. In 5 secondi si era infranto il mio sogno d'amore. E quel ragazzo che quel giorno mi infranse nel sogno si chiamava Marco Simoncelli. Per chi non lo conoscesse, ci tengo a precisare, ma forse sono un po' di parte, che sarebbe diventato uno tra i più grandi piloti della storia, secondo me. Sta di fatto che rimaniamo insieme 5 anni e forse sarebbe finita lo stesso perché eravamo giovani. Comunque la nostra storia finisce durante un Gran Premio in Malesia nel 2011, quando lui ebbe un incidente in moto. Oggi lavoro per la Fondazione Simoncelli, che porta il suo nome, nata per la volontà dei suoi genitori a dicembre 2011. Finanziamo un sacco di progetti belli, secondo me, e quelli che sono più in simbiosi con noi e che noi sentiamo più nostri, o adesso li stiamo finanziando in Italia, cioè o vogliamo continuare a farlo, perché i nostri maggiori donatori sono italiani. Però prima abbiamo, per esempio, donato un microscopio ai Semi di Pace Onlus per operare i bambini in Kenya. E l'anno dopo abbiamo aiutato la Croce Rossa di Rimini a comprare un'altra ambulanza pediatrica, cose di questo tipo. L'ultimo progetto è stato il centro diurno, che era un vecchio albergo sulle colline di Coriano, che abbiamo ristrutturato e fatto diventare un centro diurno per ragazzi disabili, che verrà gestito dalla comunità di Monte Tauro. Le pause non sono per obbligarvi a farmi l'applauso, solo perché ci metto un secondo, devo pensare. All'inizio non mi piaceva fare questo lavoro, o meglio, non ero convinta. C'erano delle cose che mi veniva molto difficile fare, tra cui rapportarmi con le persone che magari si mettevano a piangere davanti a me e io dicevo egoisticamente, te cos'hai da piangere? Quindi all'inizio ho fatto un po' fatica. Poi abbiamo finanziato un progetto in Repubblica Dominicana, abbiamo costruito una casetta all'interno di un orfanotrofio dell'NPH, e la cui delegazione italiana si chiama Francesca Rava, è una fondazione di Milano. E questa casetta, loro fino a quel momento non potevano ospitare ragazzi disabili. Noi abbiamo costruito questa casa insieme a loro e da quel momento adesso ne ospitano 30 all'anno, mi sembra. Comunque sto lì 5 giorni e per vedere appunto come procedevano i lavori, eccetera. E la mattina della mia partenza, sotto l'alloggio, mi ritrovo tra i 3 ragazzi con cui avevo legato di più, che mi lasciano una lettera, mi strappano la promessa di tornare presto, e io gli lascio una parte di me. Faccio il volo in aereo tornando a pensare che cosa voglio fare nella mia vita. Se è vero, c'erano dei contro in questo lavoro, però il pro di poter aiutare dei ragazzi la cui sola sfortuna era quella di essere nati in un paese povero, noi non abbiamo la presunzione di cambiare il mondo, perché non lo fanno l'UNICEF, vabbè, altre che non cito, figuriamoci se possiamo farlo noi. Ma se possiamo far vivere un pochino meglio o far stare un pochino meglio alcuni ragazzi, poi noi non da soli come fondazione, ovviamente aiutati dai privati che fanno le donazioni o le aziende, perché no? Qualcuno di là mi ha detto,
Hai avuto l'opportunità di scegliere se cambiare vita, tornare alla tua vita di prima o lasciare un segno. E io ho deciso che valeva la pena scendere a dei compromessi. Quindi nessun lavoro è perfetto, tanto. Anche in un altro, in qualsiasi altro lavoro avrei trovato delle cose che non mi sarebbero piaciute. L'importante è, tipo, che la domenica sera, secondo me, andare a letto e non pensare che palle domani è lunedì. Se il tuo lavoro ti fa star bene e non ti fa pensare che non hai voglia di andare a lavorare in settimana, è il lavoro giusto. In qualsiasi lavoro, nessun lavoro è perfetto. Poi passano gli anni, ci sono passati diversi anni da allora, e tutte le cose che all'inizio non mi piaceva fare, che trovavo difficili fare, tipo andare a un gran premio e fare attività promozionale, raccogliere fondi, era un mondo che avevo conosciuto grazie a lui. Nel 2012 è stato faticoso al tramonto dover andare in albergo quando ero abituata a stare nel camper e a vivere la situazione paddock di notte. Quindi, scusate, quella situazione lì. Andare ai Gran Premi non mi piaceva, mentre adesso ci vado tranquillamente con i miei amici o i volontari obbligati, che sono sempre i miei amici. E davanti a un pubblico non mi piaceva stare. Ecco, diciamo che di là mi sono un po' cagata addosso, però adesso sono qui più o meno volontariamente, vuol dire che dei passi avanti li ho fatti. Non bisogna, secondo me, spegnere la luce della propria esistenza di fronte alle ingiustizie della vita. Io sono qui a dimostrazione che la frase fatta più vecchia del mondo, cioè che da un grande dolore può nascere qualcosa di bello, alla fine ha un fondo di verità. Fare il mio lavoro può essere controverso, lavorare nella fondazione del tuo ex ragazzo che non c'è più, sì, spesso lo è, però chi può dire se una cosa è giusta o sbagliata, se ti fa star bene? Conoscere Marco nel 2006 mi ha cambiato la vita e me l'ha stravolta per certi versi. Ma nonostante come sia finita, cioè com'è finita, lo rifarei un milione di volte perché mi ha dato tanto. Quella volta ho fatto la scelta più contraddittoria di mettermi con lui quando c'erano delle cose, il fatto che facesse il pilota, viveva a Riccione, eravamo distanti. E anche stavolta scegliere di lavorare, di continuare a lavorare in fondazione, che quando potevo tornare a fare quello che facevo prima, tornare a vivere a Bergamo, voltare pagina e non dico dimenticarmi, però diciamo allontanarmi da tutto quello che era lui, anche questa scelta si è rivelata fondamentale e mi ha fatto trovare la mia strada. Per questo vi dico, fate quello che vi fa star bene, perché alla fine è lì che troviamo il nostro senso.